Mi chiamo Torrente Chiampo e nasco lassù nei Monti Lessini. All'inizio sono un piccolo e simpatico corso d'acqua. Mi diverto a scendere giù, verso la vallata che si chiama del Chiampo, proprio come me. Passo poi per Montorso, Zermeghedo, Montebello, dove incontro sempre un mio amico che si chiama Rio Rodegotto, il quale mi regala spesso un po' della sua acqua. Che emozioni quando ci uniamo e ci mescoliamo! Ops! Stavo dimenticando di raccontarvi che durante il mio lungo percorso non mi annoio mai, perché a volte sono ricco d'acqua, mentre in alcuni periodi ne ho pochissima. Perciò soffro la sete, che brutta sensazione! Già nel 1600 la mia acqua serviva per irrigare i campi. In quegli anni ero così chiaro e fresco che i bambini non vedevano l'ora di venire a tuffarsi. Negli anni 50 è scoppiato il boom economico. Concerie, filande, segherie di marmo sono sorte come i funghi. E purtroppo il mio aspetto hanno cambiato. Avevo la schiuma, ero diventata una discarica. Finalmente, nel 1974, è stata trovata una cura portentosa. Lo smaltimento dei reflui, prodotti dalle concerie della vallata, attraverso un sistema di depurazione delle acque. Volete sapere come mi hanno fatto rinascere? Un vaso di argilla sopra una caraffa di vetro hanno appoggiato dopo che un fondo di carta assorbente avevano posizionato. Così un depuratore hanno creato. L'acqua torbida nel filtro è passata e dal fondo nuovamente limpida è arrivata. I rifiuti nel torrente non dobbiamo gettare perché i pesci possono soffocare. Se un picnic vicino a lui decidiamo di fare, ripuliamo tutto prima di andare. Le sue acque non dobbiamo inquinare. Per l'ambiente lui è essenziale. Sono consigli preziosissimi per la mia bellezza e per la nostra salute. Ricordate che io il torrente Chiampo non vi appartengo, voi siete i miei ospiti. Rispettatemi, curatemi, salvaguardatemi, staremo bene insieme e la nostra amicizia durerà per sempre.